Ciao ragazzi, eccoci qua, bentornati a tutti, sono felicissimo di avervi qui oggi, questo nuovo inizio di settimana. Allora ragazzi, per prima cosa, vi ringrazio tantissimo perché ieri abbiamo superato i 200 iscritti e per me è un grande gioia, vi abbraccio tutti, vi amo tutti e mi piace questa cosa perché vuol dire che vi piacciono i miei video, il canale sta crescendo e io sono orgogliosissimo di tutto ciò. Per ultima cosa, così non sto a perdere tempo dopo, vi invito a mettere mi piace a questo video, a condividerlo il più possibile, così mi aiutate a crescere come canale. E oggi, ragazzi, facciamo un for fun, niente classifica. Ho deciso, dato che me l'avete chiesto in passato, ho deciso di mostrarvi un freeze mage, però questa volta con le carte di BRM, quindi un super freeze mage, ragazzi. O almeno ci proviamo. E andiamo, vi faccio vedere le carte. Allora, abbiamo due dardi di gelo, una sputafiamme, un razziatore di bottini, due scienziati pazzi, un Thanos, due vati della rovina, due barriere, due blocchi di ghiaccio, due esplosini gelide, due intelletti arcano, un acolito del dolore, una metamorfosi, due pali di fuoco, un curabot, due tormente, un taurissan, due colonne di fuoco, un arcimago, una estrada e un executus. Allora ragazzi, lo scopo di questo mazzo qual è? È che l'avversario vi deve giocare, vi debba giocare i Silent sui vati della rovina, in modo che non vi possa silenziare più Executus, ok? In più, io ho questa ottica, quando voi non giocate, a meno che non siete certi di chiudere prima, io vi sconsiglio di usare l'Extraza come si usa normalmente nei Freeze Mage, cioè per portare la vita dell'avversario a 15. Io vi consiglio di usare l'Extraza per portare la vostra di vita a 15, quindi di giocare prima Executus, far venire Ragnaros, e a quel punto il turno dopo giochi all'Extraza e porti la vita di Ragnaros a 15. Secondo me è un modo migliore per pararsi un po' le chiappette da eventuali attacchi contro Ragnaros. Ora andiamo a provarlo. Era tanto che non gioco il Freeze Mage, ragazzi, quindi scusate se non riesco bene nelle dinamiche, perché sicuramente c'è gente più brava di me a giocare questo mazzo. Io lo giocavo appena qualche periodo dopo uscita Naxxramas, però dopo ho un po' smesso perché mi scocciava, dato che non entravano male, non entravano mai. Spesso il problema di questo mazzo, ragazzi, qual è? È che subite tanto gli aggro. In più avete un problema che se i peschini non vi entrano, vi risulta lento il mazzo, e questo è un mazzo che deve pescare tanto per poter essere efficace. Allora, andiamo a togliere tutto. Quindi la cosa migliore è che all'inizio vi entrino i peschini, poi vi entrino le carte per tenere il board sotto controllo e poi vi entrino. Insieme a questo rientrino anche le carte per fare il vostro di gioco. E non è facile, ragazzi. Non è per niente facile. Allora, abbiamo uno stregone. Vediamo un po' se è un endlock o è qualcosa di diverso. Andiamo così. E andiamo. Allora, questo è un mazzo che ha bisogno di aver. Lo dovete avere nel cuore, ragazzi. Ci dovete credere. Perché purtroppo ha i suoi difetti questo mazzo. Allora. Ok, facciamo così. Sembrerebbe un Demon Lock e un End Lock. Ora lui capirà che siamo un Freeze Mage appena vede l'accolito. E quindi andiamo a vedere che ne uscirà. Se non può risponderci all'accolito, ci andiamo a fare delle belle pescate, ragazzi. Ottimo. Allora, facciamo così. Facciamo così, così abbiamo un nuovo bersaglio. Facciamo così e passiamo. E ci siamo fatti le nostre belle tre pescatine. Sempre ottimo. Le tre pescatine sono sempre ottimo, ragazzi, con l'accolito. L'accolito è anche l'accollo, si sa di questo, quindi. Brutta carta. Uccidimi, ti prego! E vabbè, tocca sprecarcela, ragazzi. Carta troppo pericolosa da lasciare in campo. Allora.
Ah, poi non ho visto che segreto c'è entrato. Blocco di ghiaccio. Era meglio l'armatura. Era meglio l'armatura, però vabbè. Ce la facciamo entrare adesso. È pazzo. È pazzo a giocare un curabot adesso. Folle. Assolutamente folle. Allora, diciamo che per la cosa migliore sarebbe giocare questo, tenercelo per Antonidas. Però anche no. Riprendiamo il controllo del board. Rendiamogli difficile la vita. Ah, si è giocato un Curabot, forse ce n'è un altro. Però certo, non è, secondo me non ha fatto una gran giocata. Voi che dite, ragazzi, ha fatto una gran giocata? Mettetelo sotto nei commenti. Secondo me ha fatto una giocata di merda con quel Curabot giocato in quel modo. Ci ha fatto sprecare una spella, per carità. Ai 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 ai, è arrivato e abbiamo anche lei. E ora faremo casino. Allora, a questo punto... niente, peccato. Due turni alla gloria, ragazzi. Due turni alla gloria. Vediamo un po' che combina lui. Perché l'hai chiamato? Vabbè, ragazzi, non c'è problema. Ce ne fottiamo allegramente. Non sono un problema tutte queste cartine piccole, queste piccole cartine inutili. Allora, facciamo così. A questo punto io giocherei anche lui. Abbiamo fame di vendetta. E passerei. Dai ragazzi, ci siamo! Executus, pensaci tu! Scusate, sono un po' eccitato, perché mattina presto ho dormito poco oggi, e poi devo andare al lavoro, sono anche un po' di fretta. Va bene, allora, il problema sarà se non gli abbiamo ancora fatto sprecare i Silence, che sicuramente 1/2 ce l'ha. Vabbè ragazzi, se ce l'ha, ce l'ha. Che gli facciamo? Che gli facciamo? C'è tanta barriera. Il problema, ragazzi, è che lui sicuramente un silence lo gioca. E non vorrei... facciamo così, allunghiamola un pochetto, ragazzi. Lui lo... 3-4, sì, lo possiamo anche sbloccare. Facciamo così. Così paghiamo di meno. Executus. Paghiamo meno un po' tutto. Vorrei fargli sprecare un silence, ragazzi, prima di giocare Executus. Prima di andare a mettere in campo Executus. Vorrei fargli sprecare un silence. Il mio scudo per Argus. Non abbiamo... vabbè ragazzi, ci proviamo, dai, vediamo come va. Allora, facciamo così. E loro li congeliamo. Sicuramente il silence ce l'ha, ragazzi, perché è sicuro come il sole che il silence in mano ce l'ha. Però vabbè, ci dobbiamo provare, no? Del resto, proviamo, dai, crediamoci. Executus, Executus, Executus. Ci andiamo di potenza, ragazzi. Ci andiamo di potenza. Vai, vai.
su questo mazzo ci credo molto, ragazzi, perché l'avevo già pensato appena ho visto Executus, ho detto, no, è perfetto, è perfetto per questo mazzo. Dai, 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 sbrigati, che non hai da rispondere, sta bestemmiando, non ha da rispondere, ragazzi, sta bestemmiando. Sta pensando, ora faccio Big Game Hunter, tolgo Executus. Oh no! Ciao, però dopo viene Ragnaros. Non ci pensiamo, ragazzi. Vediamo un po'. Sì! Ed è arrivato, ragazzi. Cattivo il ragazzo, cattivo. Vuole andarci di peso, ragazzi. Ci vuole andare di peso. Allora, a questo punto io direi, ragazzi, abbiamo lui. Allora, possiamo io farei così, farei così, ok, passiamo. Rischia di finire bruciato sul tempo. Brutto pazzo. Cattivo. Molto cattivo. Molto cattivo. Allora, vediamo un po'. Allora, io direi di andare a fare così. Facciamo così. Vediamo se è entrato il silence. Allora, lui se ha il silence in mano ce lo silenzia, però noi guadagniamo quel turno per poter giocare le strasa. Vediamo che combina. Allora, dai, su! Dai! Che noia, ragazzi. Dai, lo so che c'è il silenzio. Dai, silenzio, non è? Ce l'hai, silenzio, no? Non c'è il silence. Ce l'hai il silence? No? Forse? Dai, su! Dai, dai! ragazzi, scherzetto, boom! Tra le fiamme! Quanto mi piace, ragazzi, questo mazzo, è bellissimo. Ora abbiamo 15 più 8, ragazzi. Ma io dico sì, non si potrebbe stare. Anzi. Mi dispiace. Il vuoto che purifichi. E va bene. Allora, io direi 6. Ah, io direi di fare. Ci potremmo provare. Io andrei un po' più sicuro. La rispondiamo io. Venirai tra le fiamme.
Adesso se c'entra il cura botta è bellissimo, ragazzi, perché torniamo a 15. Quindi è stupendo questo mazzo impostato così, è veramente stupendo. E lui è un po' lento a giocare, è un po' lentino a giocare, va detto. Ce ne freghiamo allegramente. Facciamo così. Allora, io direi di fare così. Intanto ci togliamo Marganista e passiamo. Rispondiamogli di nuovo. Penso che ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Surrenderà, surrenderà, surrenderà. Appena vedrà l'armatura, surrenderà. Un applauso al Mister Ragnaros. Bene, ragazzi, spero che vi piaccia. Il mazzo non è male. Allora, come mia analisi personale, vi posso dire che ha gli stessi problemi del normale Freeze Mage, cioè se non vi entrano i peschini, non vi entrano le carte in determinate sessioni, in determinati incastri, rischiate che magari vi ritrovate, ad esempio, Exequtus e Alessandra in fondo al mazzo, quindi siete costretti a giocarvi tutte le spazzate, siete costretti a giocarvi tutte le carte di controllo e a quel punto vi risulta difficile avere la meglio, ok? Invece, se vi entrano le carte a mid game, allora forse riuscite a incastrarle nel modo corretto. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, aiutatemi a condividerlo il più possibile, così mi aiutate a crescere come canale. Vi ringrazio ancora per i 200 iscritti, per i più di 200 iscritti. E ragazzi, spero che il mazzo vi piaccia. Se avete dei commenti, delle critiche o delle analisi da fare sul mazzo, scrivetemele qua sotto. E io vi voglio benissimo e ci vediamo domani per la prossima classificata. Ciao a tutti!